abbiamo presentato un'altra importantissima denuncia come contro uno dei più biechi assassini che siano presenti nella quotidianità di questa fine, questa fine d'Italia, perché l'Italia sta finendo e la fine non corrisponde assolutamente all'inizio dell'Europa, perché la fine dell'Italia coincide anche con la fine di un sogno europeo. Ecco qua la denuncia, che qui non si riesce a vedere bene, ma insomma in ogni caso l'abbiamo presentata stamattina, ecco qua. Ci stiamo. Poi i nostri amici, quelli maggiormente interessati, la potranno trovare tranquillamente su Alba Mediterranea e se la vogliono replicare non hanno che da scaricarla, stamparla, recarsi alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia Forestale, anche ai Vigili Urbani, alla Marina Militare, soprattutto a quella che prima si chiamavano alla Guardia Costiera, che hanno tutti funzioni di polizia giudiziaria. Va bene? Esatto. Allora andiamo avanti. Premesso che noi non avremmo mai, e questo lo devo dire perché sennò sembra che noi abbiamo piacere a fare quello che facciamo, noi, detto proprio in parole povere, siamo dei privati cittadini che fino a qualche anno fa erano in tutt'altre faccende affaccendati, facevamo i cazzi nostri esattamente come tutti voi attualmente continuate a fare i cazzi vostri. Fin tanto che non ve lo faranno fare finché più. Finché non vi verranno a chiamare come Bertolt Brecht disse, cominciarono con i gay, poi vennero a prendere gli ebrei e poi una volta prima o poi tocca anche a te. Esattamente. E allora, per cui pregate o ritiratevi in qualche sagrestia, possibilmente gestita da un prete pedofilo. Allora, il concetto è questo, noi avevamo tutt'altre intenzioni e prospettive di vita negli anni scorsi che ci sono state stroncate a nostra insaputa. Siamo stati un po', diciamo, degli antesignani. Ecco, detto questo, noi abbiamo dovuto cominciare a difenderci. Abbiamo dovuto cominciare a difenderci e quale migliore difesa se non l'attacco? E quindi adesso stiamo, diciamo, facendo da molti anni oramai una fase preliminare di accumulo di dossier, di documentazioni che serviranno nel momento in cui ci sarà la necessità di avere queste informazioni. Esattamente, perché qui c'è una documentazione massima sugli atti delinquenziali che fanno tutti coloro indiscriminatamente che hanno in mano i destini di questo paese. Allora, per concludere questo piccolo prologo, va detto che nel corso degli anni c'è stata una graduale recrudescenza fino ad arrivare all'attuale parossismo. Perché? Perché praticamente oramai i giochi si stanno compiendo e tutti stanno tirando le reti, i nostri cari malfattori, che passano per essere dei nostri rappresentanti, in realtà sono dei servitori della grande finanza internazionale. Allora, tra parentesi, per i nostri amici che magari dovessero accedere adesso a certe informazioni, io ricordo che personalmente è dall'inizio degli anni 50 che sto denunciando il comportamento dell'alta finanza internazionale, chiaro, non è da oggi, Perché? Perché c'erano le documentazioni anche allora, allora c'era un libro importantissimo, c'erano più di una rivista, disgraziatamente non erano italiane, erano francesi, e voglio ricordare un grande autore che si chiamava Henri Coston. Quindi ai nostri amici che volessero trovare qualche documento, forse trovano ancora questo libro più importante, che è in francese perché in Italia non è stato mai tradotto, è intitolato Le Financier qui mènent le monde, i finanzieri che controllano il mondo, che conducono il mondo, di Henri Coston. Henri Coston è stato però anche ripubblicato in alcune pagine sue più importanti dall'editore Controcorrente di Napoli, per cui uno volendo si può riferire anche all'editore
controcorrente di Napoli. Quindi c'è da dire, insomma, per completare il discorso, che questa nostra azione imperterrita e costante nel corso degli anni è un atto dovuto da chi è a corrente dei fatti, cioè chi sa le cose non può esimersi dall'obbligo di agire, perché se non agiamo diventiamo, mentre la gente è inconsapevole, ignara e addirittura manipolata mentalmente in maniera massiccia oramai. Già è manipolata per controsio dalla nascita. Dalla nascita nascono manipolati. Per mille motivi. Poi c'è, di mezzo c'è il prete, dopo il prete c'è il giudio, no? Dopo il giudio, che è così, il giudio inteso in generale, sì, nel piccolo usuraio quotidiano, no? Il levantino. Dacci oggi il nostro usuraio quotidiano. E poi dopo arriva, nella sostanza di tutto il discorso, la grande finanza internazionale. E poi, in ultimo, diciamo gli attaché, i saltimbanchi, che sono quelli che passano per essere i nostri rappresentanti presso le istituzioni. Esattamente. Beh, in questi giorni, ecco il motivo per cui in questi giorni stiamo facendo tutta questa, diciamo, massiccia opera di denuncia costante e, diciamo, reiterata molte volte oramai, molto frequentemente nell'arco degli ultimi 2 o 3 mesi. E perché? Perché appunto c'è questa recrudescenza, c'è un'accelerazione, c'è una recrudescenza forzata proprio dei tempi, perché qualcosa gli sta sfuggendo di mano nonostante tutto. Esattamente. E questo qualcosa che sta sfuggendo di mano, per esempio, sono i BRICS e l'Argentina, che adesso entrerà con i BRICS, no, è, già, è stata invitata al congresso di Porto Alegre, se mi ricordo bene, proprio per intervenire e poi aderire e fare quindi il gruppo dei 6. Noi siamo noi, aiutiamo, e quindi quel delinquente di quel magistrato, di quel giudice americano che non ha accettato le condizioni che chiedeva l'Argentina, ecco, sto delinquente qui se la piglia in culo. No, ma il bello è che questo avvocato non è un avvocato dello Stato, sì, è un avvocato privato. Certamente. Questo ha fatto, cioè questo bastardo che ha comprato e rastrellato le azioni dei botte dell'Argentina, sì, pagandoli mediamente il 10%, mediamente anche meno del 10% del loro valore nominale. È quello che si appresta a questo fare, figlio adesso, di puttana, signore, però vuole tutti i soldi. Quindi sì, sta facendo una speculazione bella e buona sul sangue degli argentini, questo, sì, bastardo, certo, questo figlio di ancora puttana, che si chiama John qualche cosa, adesso, sì, non mi ricordo, sì, adesso più. C'è scritto tutto qua, eventualmente. Dopo lo vediamo. Vabbè, parliamo di questo, che sennò andiamo, sì, debordiamo troppo. Allora, il fatto qual è? È che quel figlio di gran troia, di duecentesima generazione di troie di Draghi, perché finalmente mi mettessero in galera, cioè, e non me ne frega un cazzo di niente, cioè non posso tollerare più un secondo di più che questi figli di puttana possano andare a dire che noi siamo persone per bene. Questi sono delinquenti della peggiore specie. Ma guarda che era molto più onesto Drake, il famoso William Drake, il quale rischiava in pelle di prima persona, agli assalti, faceva gli abbordaggi. Morgan, Drake. Erano delinquenti, erano pirati, erano corsari per l'esattezza. No, erano corsari perché avevano la concessione. Le concessioni. C'era una concessione della regina, Vittoria. Buona quella. No, Elisabetta prima, ecco. Ma Vittoria perché? Troiona pure lei, ha sguinzagliato gli inglesi in giro per il mondo, ammazzando milioni di persone. Il periodo per vittoriano. Io ho presentato un esame a lettere su questa cosa qua. Cioè, era brillantissima in Inghilterra, sulla miseria e la morte di miliardi di persone. Allora già un miliardo i morti. Già un miliardo e mezzo c'erano allora. Calcola i morti. Certo. Ho parlato di sofferenza di gente. Vabbè, andiamo avanti, che sennò siamo qui fino a domani. Allora, questo signor Mario Draghi, presidente della BCE, non si sa bene per quali meriti ha fatto tutta la carriera in quanto uomo dirigente della banca Goldman Sachs. Certo, fa tutta la carriera dentro la Banca d'Italia, poi è diventato governatore, poi alla fine non ha fatto la carriera, ha fatto il tradimento. Ha fatto il tradimento della Banca d'Italia, si è svenduto tutto quello che ancora c'era, che non era riuscito a fare Ciampi e tutti gli altri che l'hanno preceduto, e quindi è stato premiato poi con la dirigenza della Banca Centrale Europea.
Quindi il Signore dice, allora, è probabilmente giunto il tempo di iniziare a condividere la sovranità a livello europeo anche per quanto riguarda le riforme strutturali, e sottolinea la necessità di fare sul piano delle riforme strutturali quello che è stato fatto a livello di bilancio. E anche una delle componenti del basso PIL italiano è il significativo debole livello degli investimenti privati nonostante una ripresa dei consumi. Ed ancora, decrittiamo. Ed ancora, l'incertezza e la mancanza di riforme strutturali che non sono condotte con sufficiente impegno. Senti che cazzo dice sto stronzo. E sono all'origine dello scoraggiamento degli investimenti, mentre occorrono passi avanti sul mercato del lavoro e della giustizia civile nelle conferenze. E non c'è niente che la politica monetaria possa fare, dice lui, certo, per sopperire ai ritardi dei governi, bla 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 bla. Sparati. E l'unica poi, aspetta, Matteo Renzi gli risponde, sono assolutamente d'accordo con Draghi. Ma come se no, è un affondo, affondo anche io, nel senso che affonda il fendente o affonda perché va nella merda anche lui? Scusa un minuto, ma che titolo di studio ha Matteo Renzi? Non c'ho idea. Ma com'è che non lo fa presente a nessuno questo? Questo deve essere uno sconizzo proprio. Perché io ho sentito parlare che lui al liceo si interessava di politica, era interessato di politica, rompeva i coglioni ai professori perché gli interessava di politica. Non ho mai sentito qualcuno che mi dicesse che cosa faceva durante l'università. E vabbè, ce ne frega. No, è uno di quelli che hanno preso la laurea in Albania. Senti che dice, se è un affondo, quindi affondo anche io. Il presidente della BCE ha detto una cosa sacrosanta. Noi dobbiamo rimettere in ordine l'Italia per farla diventare più competitiva. Le parole di Draghi sono la migliore risposta ai critici del Senato, che è una delle riforme che stiamo facendo. Anche perché specifica, sulla questione della cessione di sovranità, Draghi ha fatto un ragionamento più ampio sull'Europa. Non ha detto che l'Italia deve andare verso una cessione di sovranità sulle riforme, ma ha parlato di Eurozona. L'Italia non è finita con buona pace dei gufi e degli sciagalli. Bene. Allora, gli sciagalli gli mangiassero una chiappa a lui. Io la darei con piacere. Allora, intanto decrittiamo quello che è stato detto, sì, perché qui va tutto letto in chiave, sì, in chiave metaforica. Perché oramai questi parlano per sibille, no? Sì, per estratti sibillini. Quindi è probabilmente giunto il tempo di iniziare a condividere la sovranità a livello europeo anche per quanto riguarda le riforme strutturali. E cioè, riforme strutturali non intende chissà che cosa, intende che la dirigenza, non solo in Italia, e il potere di gestione dello Stato, non solo in Italia ma in tutta Europa, deve essere gestito da loro. Direttamente da loro, perché ci sono ancora delle istituzioni in giro per l'Europa che gli sfuggono, come certo, per esempio quelle francesi, no? Certo. Che non hanno nessuna intenzione di demandare a nessuno il loro potere decisionale. Certamente. Come hanno più volte replicato anche la Le Pen, ha confermato certamente tutto quello che c'è da non confermare. Non solo, fino ad arrivare a ricostituire il franco. Oltretutto. Non vedo l'ora, vai. Anche io. Beh, vuol dire che lo sfascio dell'euro è iniziato. Di questa Europa. Certo. Di questa Europa. Certo. E anche una delle componenti del basso PIL italiano è significativo debole livello degli investimenti privati nonostante la ripresa dei consumi. Allora, va detto sempre che la mancanza di investimenti privati parla sempre di investimenti privati della Morgan Stanley, certamente, non del privato cittadino della Sora Cesira di Voghera. Ecco, certamente. E ancora l'incertezza mancanza di riforme strutturali che non sono condotte con sufficiente impegno e sono all'origine dello scoraggiamento degli investimenti mentre occorrono passi avanti sul mercato del lavoro, la giustizia civile e la concorrenza. E questo vuol dire che il mercato del lavoro deve essere destrutturato, la giustizia civile deve essere data in mano totale a questi infami che la gestiscono come cazzo gli pare a loro, e soprattutto a livello europeo, per cui il codice civile penale italiano non varrà più un cazzo, come già adesso non vale più niente. Eccetera. A livello europeo, in maniera tale che tu fai un ricorso, come noi abbiamo fatto più di una volta, e ti viene risposto con la massima non è competenza loro, che non è di loro competenza. Allora, e qui, fino a che non gli tiri il collo a qualcuno. Ecco, e qui entriamo nel merito della nostra denuncia. Allora, qui il livello di demenza politica o acquiescenza dei poteri forti ha raggiunto, come ho detto prima, livelli parossistici.
Nessun politico a nessun livello ha dato mostra di essersi accorto o percepito la drammatica e immanentistica urgenza del contesto e nemmeno ha posto in rilievo il problema, ma la sua estrema gravità impone immediatamente l'apertura di un dibattito approfondito per frenare ed impedire questa furbesca prassi di aggirare e superare i parlamenti nazionali mediante accordi internazionali, perché questo è il sempre conquibus. Noi un mese fa abbiamo fatto una denuncia sullo stesso, diciamo, anflatto, sulla stessa animus, però che partiva da presupposti diversi, e quindi stavolta ci siamo ritornati con questo taglio particolare. E quindi, sebbene operando una ricostruzione dei rapporti tra il diritto europeo e quello interno, è evidente come la rinuncia di quote di sovranità da parte degli ordinamenti dei diversi Stati membri non vada intesa come una perdita, bensì come una sorta di trasposizione nella stessa verso le istituzioni comunitarie. Ma questo è illegale. Questo è illegale, il cambiamento e le relative resistenze ad esso sono notevoli, ciò è dovuto principalmente al fatto che il processo di integrazione europea è stato profondamente e qualitativamente diverso rispetto a quello che ci avevano dato da credere. No? I relativi trattati istitutivi sono stati sottoposti nel tempo a modifiche e integrazioni consistenti, determinato un graduale spostamento della sovranità dei singoli Stati membri alla comunità nel suo insieme, e cioè in un'ottica all'adesione all'Unione Europea, che integra una violazione sia dal punto di vista penale che da quello costituzionale. Un momento, ti faccio un'interruzione che è molto importante. L'unità europea oggi è vista da loro signori come potere assoluto di dominio su popolazioni mescolate. Ricordo che gli imperi precedenti al primo conflitto mondiale, che fu scatenato soprattutto dalla massoneria con lo scopo di distruggere gli imperi centrali, ricordo quali erano gli imperi centrali. Sempre quello il motivo. Esatto. Con l'Austria-Ungheria ci sono riusciti, con la Germania non ci riescono. Allora, oggi è così, impero tedesco, impero austro-ungarico, impero turco e impero degli zar. In tutti questi imperi il concetto di impero coinvolgeva la salvaguardia delle nazionalità. Questa è la cosa più importante. Se oggi, e se anche all'epoca, si sono, con la fine di quegli imperi, sono emersi gli stati nazionali, significa che quelle nazionalità erano state salvaguardate fino in quel momento. Quello che oggi loro vogliono, e su questo ha fatto leva la massoneria, esattamente, per fare creare disfare gli imperi e creare gli stati nazionali. Esatto. Adesso sta facendo il contrario, esatto, ma ora, molto peggio, perché mentre riconosceva la identità nazionale, i nazionalismi, oggi non li vuole riconoscere più. È quello che stavo dicendo. Allora, adesso lo scopo vero è creare un melting pot, cioè un miscuglio di tutte le razze possibili e immaginabili, e qui ci rientra anche l'irruzione degli extracomunitari. Ma gli dirà male. Sì, ormai i giochi sono finiti. Su questo lo sappiamo, perché le resistenze di carattere nazionale e nazionalistico si stanno facendo sempre più forti, perché è un impulso naturale. Come togliere il riconoscimento dei propri madre avi, il riconoscimento della propria esistenza. Come togliere la madre a un figlio, è la stessa cosa. Il figlio sarà sempre alla ricerca della madre e del padre. Veniamo a noi. Allora, da una parte il codice, quindi dicevo, in quest'ottica l'adesione alla Unione Europea integra una violazione sia dal punto di vista penale che costituzionale, parlo di leggi. Da una parte il codice penale sanziona qualunque fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero o a mutarne la Costituzione, vedere gli articoli 241 al 283 del codice penale. Dall'altra, la Carta Costituzionale sancisce che la sovranità appartiene al popolo, e quindi va evidenziato che il Trattato Costituzionale Europeo, il TCE, integri un totale trasferimento della sovranità nazionale a diverse entità, dotata di personalità giuridica piuttosto dubbia, che sappiamo bene da dove proviene, propria, e ritenuta estera nei termini del diritto costituzionale, e dunque l'assoggettamento del popolo italiano, analogamente a quello di altri Stati membri, ad una volontà diversa da quella statuale, dicasi grande finanza internazionale. Dal punto di vista strettamente giuridico, non essendo la sovranità mai oggetto di possibile sottaciuta delega, ne deriva una mancanza di legittimazione alla stipula del Trattato Costituzionale Europeo.
la quale deve essere conferita dal popolo italiano, unica entità dotata della titolarità della sovranità. No, popolo tuttavia mai interpellato, ecco, né anteriormente né posteriormente all'adesione all'UE. Ogni volta che i popoli di altre nazioni sono stati interpellati, hanno votato contro. Certo, che certo. Cazzo? Certo. Anche sorvolando sulle inammissibili violazioni ora accennato, al popolo stesso non è stato chiesto di avallare neppure a posteriori una siffatta blasfemia. Ma tutto ciò non basta ancora ad inquadrare pienamente l'illiceità dell'operato di chi ha aderito, intendiamo ai nostri parlamentari, o ai parlamentari delle altre nazioni europee. La stessa denominazione trattato costituzionale costituisce una contrapposizione assoluta in termini dei concetti, perché si tratta di atti, la Costituzione e il trattato totalmente agli antipodi. Parlare di trattato costituzionale costituisce una conflittualità in termini che rivela una turpe intenzionalità turlupinatoria. Un trattato, ricordiamolo, è un accordo tra soggetti internazionali per definire questioni di reciproco interesse, non riguarda direttamente le popolazioni e soprattutto non può costituire per esse nuova fonte di diritto. Non a caso la Costituzione, all'articolo 75, appunto come hai visto di prima, esclude il referendum per i trattati internazionali proprio in ragione di tale caratteristica, perché il popolo non può trattare quel tipo di argomenti. Naturale. Il trattato europeo, tuttavia, travalica, trasferisce e riconosce tali finalità intrinseche all'atto, atto in senso giuridico, parliamo sempre di atto in senso fra virgolette, arrivando addirittura a subordinare le fonti del diritto nazionale ad un'altra discendenza estranea all'ordinamento giuridico interno, inibendo agli organi costituzionali nazionali l'esercizio delle loro funzioni. Articolo 289 del Codice Penale. Da sottolineare che il TCE non prevede un trasferimento di sovranità circoscritto e limitato ad alcune materie ben chiaramente definite. Incredibilmente prevede una cessione totale della sovranità nazionale, incompleta, assenza di strumenti probatori della volontà popolare, così consegnando il popolo italiano nelle mani delle istituzioni europee sulle quali questo popolo non ha alcun potere di influenza. Allora, cioè noi andiamo da una Costituzione che ci garantisce diritti in un'altra Costituzione dove non ci abbiamo nessun diritto. Allora attenzione qui, su questo argomento qua... Il che rientra esattamente nelle fattispecie di reato sopra elencate. Sì, sì. Allora, io vorrei dire due cose perché sono molto importanti per evitare la comprensione ai nostri amici. C'è stato un precedente. Il precedente è stato il Concilio Vaticano II. Nel Concilio Vaticano II si è chiacchierato, si è detto... Ma lì c'aveva un senso, poi te lo dico quale. Le forze eversive che agivano contro la cattolicità hanno agito in tutte le maniere, sono arrivati ad un compromesso che pochi sanno e che è un compromesso che non ha comportato nessuna conclusione di carattere dogmatico e tantomeno dottrinario. Mentre noi possiamo criticare quanto vogliamo gli altri concili, ma in ogni altro concilio si trovavano d'accordo su certe cose, che ne so, sulla verginità della Madonna, sul fatto che la Madonna era madre di suo figlio, come diceva giustamente Dante, e sul fatto della Immacolata Concezione, sul fatto dell'assunta in cielo, eccetera. In questo concilio non è stato fatto assolutamente nulla, tutto quello che ne è uscito fuori è una prassi sostanzialmente rivoluzionaria nei confronti della tradizione cattolica. Che sottrae vigore alla tradizione esattamente, cattolica. Esattamente. E allora la stessa cosa hanno fatto qui, stanno facendo qui. Ancora molto tu, più grave. Certamente, ma tu qui in teoria non ti puoi sottrarre, perché chi detiene il potere, non essendoci un elemento superiore, che è l'elemento fondamentale che caratterizza proprio il giure, che cosa rappresenta la giustizia? La giustizia rappresenta il primus, un alter che decide della contesa tra altri due. Non ne parliamo. Quando non c'è l'alter, c'è soltanto ne parliamo. L'assassino, cioè, l'assassino, il ladro di polli e quello che fammi andare avanti. L'abuso di potere, poi, articolo 7 del Codice Penale, è ugualmente lampante ed è particolarmente grave in quanto ha comportato la menomazione dell'indipendenza dello Stato italiano. Trattandosi di atto illegittimo, il trattato costituzionale europeo potrebbe essere reso nullo in qualsiasi momento e questo ripristino della legalità deve essere effettuato al più presto. Il trattato, anche in base all'analisi di Schwarz, rappresenta un insulto alla democrazia, ai diritti fondamentali del cittadino e ai valori principi di base della nostra cultura europea, non solo italiana.
quelli veri. Certo. Non quelli che richiamano i valori cattolici. È la logica del deserto. Esatto. Rammentiamo quello che chiamano mosaismo. Esatto, rammentiamo a tutti, in particolare a chi ci legge, che una Costituzione è scelta dal popolo che la adotta, non da altri. È il popolo che la adotta. E non scritta e assegnata da autorità da chi in quel momento molto indegnamente detiene il potere politico e che in tal modo diventa giudice e giudicato attribuendosi il potere di definire e precisare a suo piacimento i vincoli e norme che dovrebbero invece disciplinare l'azione impedendogli di diventare il padrone della collettività. Certamente. È chiaro? Esaminando in sintetico dettaglio questo incredibile documento e derivanti atteggiamenti di questo giorno, di questi giorni di Draghi, Renzi e moltissimi elementi del governo e del Parlamento, non siamo qui a elencarli tutti. Che no, gli altri sono parte una... proprio dei grandi coglioni. Sono solo grandi coglioni e basta. Stanno lì così. Perfetti idioti. I perfetti idioti. Esattamente. No? Allora, esaminiamo quindi punto 1. Ricordiamo che si dice Costituzione è il patto che interviene tra i membri di una collettività per concordare tipologia, poteri e modalità di operare, nonché equilibri reciproci e controllo delle istituzioni che dovranno gestirla, in espliciti valori di riferimento, cui si ispira la sua cultura e la sua civiltà. La Costituzione europea, a cui Draghi fa riferimento nelle sue dichiarazioni in questi ultimi giorni, va molto oltre queste finalità, imponendo espressamente una politica economica liberista. E quindi per esaminare appunto il testo, l'articolo terzo, comma 178, gli stati membri operano nel rispetto dei diritti, dei principi di un'economia di mercato, il dogma della teoria liberista. Articolo terzo, comma 131, in caso di guerra, senti questa, o di tensione internazionale grave, gli stati membri si consultano per adottare comuni disposizioni atte ad evitare che il funzionamento del libero mercato possa essere impedito da provvedimenti che un singolo stato potrebbe essere tentato di assumere. Ma pensa te, il terrore loro è quello, certo. Quindi se la Francia adotta il franco è finita, sono distrutti, certo. Allora, articolo 3, sempre, comma 148. Gli Stati membri si impegnano a realizzare una liberalizzazione dei servizi oltre la misura obbligatoria prevista. Una follia che annulla il senso stesso dell'esistenza dello Stato. Certamente, è ovvio, quello che vogliono. Oh, è chiaro. Articolo 3, comma 314. L'Unione contribuisce alla eliminazione progressiva delle limitazioni agli scambi internazionali e agli investimenti stranieri diretti, così come alla riduzione delle barriere doganali ed altre. Quali saranno queste barriere? Non è specificato. Articolo 3, comma 156. Sono vietate le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti degli Stati. Articolo 3, 167. Sono interdetti gli aiuti statali alle imprese e altre menate di vario ordine e grado, ma tutte su questa falsariga ideologica. Il TCE vieta agli Stati di vietare. Impone cioè una deregolamentazione sistematica ultraliberista e selvaggia. È di per sé inaccettabile, illiberale, antidemocratico, usurpativo della volontà dei cittadini. E poi fissato un patto di stabilità che impedisce agli Stati qualsiasi libertà e quindi politica di bilancio. Una politica dell'impotenza economica degli Stati appartenenti. Forzatura e compressione dei diritti sovrani inaccettabili. Politica... qui chiunque può capire perfettamente da queste teste de cazzo che hanno portato a firmare questi trattati che il fine dell'Unione Europea è tutt'altro. Non è un fine geopolitico di unione, ma un fine puramente di sfruttamento economico, schiavismo, finanziario, di riduzione in schiavitù. Esattamente. Una politica economica, quale che essa sia, non è né una istituzione né dei valori, né uno dei valori assoluti di una collettività nazionale. La politica economica è una funzione. Ricordiamo che il liberismo economico significa ridurre i poteri di intervento dello Stato a favore della libertà individuale, il che finisce per imporre la legge del più forte. Lo dice Rothschild in una della sua dichiarazione, e datemi la possibilità di emettere moneta. E non prenderò in nessuna considerazione gli Stati, le leggi degli Stati. Eccolo qua. L'ha detto nel 1780-1800, mi pare, e lo sta mettendo in atto. I suoi successori. Questo era il primo punto. Il secondo punto: il Trattato Costituzionale Europeo prevede
pretende, in un quadro del tutto insostenibile, di stabilire il primato del diritto comunitario su quello delle nazioni aderenti, e in pratica sancisce l'abrogazione implicita e sotterranea delle costituzioni degli stati aderenti. Esattamente, il quello che vogliono direttamente. Il pretenso diritto comunitario non è in alcun modo riferibile ai popoli, pur definiti sovrani da tutte le costituzioni nazionali. La sedicente Costituzione europea non ha alcun fondamento di legittimazione per il potere che si è auto-attribuito. Nessuno gliel'ha concesso. Esattamente. Nessuno dei cittadini europei gliel'ha concesso. Esiste un diritto che è nato nella grande cultura romana, che era una grande cultura di civiltà. Assolutamente. Quando non c'è più il diritto, c'è solo il diritto del più forte, chiamiamolo diritto. L'articolo 1 della Costituzione non scritta del 504 avanti Cristo, quando fu cacciato Tarquinio il Superbo e poi Porsenna, che voleva reinstaurarlo, il primo articolo dice che il primo che tenta di nominarsi re va ammazzato. Certamente. Certamente. Questa è la libertà, ecco, è la vera libertà. I fratelli Gracchi. Certamente. Allora, il TCE... Calunniandoli, certo. Loro e poi Giulio Cesare, certo, lo stesso. Troppi sono. Il Trattato di Costituzione Europea o Costituzione Europea è stato confezionato per i popoli europei da un gruppetto incaricato dal grande potere economico e finanziario senza neppure consultarli. Dov'è l'Assemblea Costituzionale, l'Assemblea Costituente che l'ONU stessa dispone ed impone come primo passo ogni qualvolta organizza la democrazia in un paese, dicono loro? Ci vuole la Costituente. Dove cazzo è questa Costituente europea? Esattamente. Dove sta, quando mai è stata costituita, creata, nominata da padri costituenti, come è stata fatta con la Costituzione italiana nel 46-47? I nostri amici, quantunque fallace, quantunque molto superficiale, quantunque illegale, perché era rappresentativa di una minima parte degli italiani all'epoca, c'erano ancora i prigionieri di guerra, certo, c'erano delle frange del territorio italiano che non era ancora in Italia, eccetera. Quantunque tutto questo, però la Costituzione italiana è stata creata nell'ambito di una vastissima discussione di carattere culturale, ideologico e politico, oltretutto, che di per sé stessa è già molto importante. Assolutamente. Questo trattato, fra virgolette ovviamente, ha cancellato tutte le costituzioni europee, quindi non solo quella italiana, e fra queste appunto anche quella italiana, per il cui cambiamento però sono state previste rigide procedure per la Costituzione italiana. Ci vogliono delle procedure, che questi in questi giorni qua hanno stravolto tutto. Esattamente. Gli illegittimi sottoscrittori italiani del trattato, ricordiamolo sempre che sono illegittimi doppiamente perché, sì, perché non sono stati eletti, perché non sono stati nominati, eccetera, eccetera, abbiamo denunciato più di qualche volta, ampiamente più volte querelati ovviamente, hanno sovvertito tutti i principi costituzionali e tutte le garanzie, ivi compresi semplicemente sottoscrivendolo. Una sottoscrizione, quindi, fattispecie di inarrivabile conformità al reato di attentato alla Costituzione, articolo 283 del Codice Penale. Per dirla con von Hayek, l'Europa, che analizza petulantemente i requisiti di democrazia di stati aspiranti ad entrare nella comunità, essa stessa sarebbe radicalmente esclusa da sé medesima per assenza dei requisiti democratici minimali. È chiaro? È chiaro, certo. Quindi, punto 3, andiamo avanti. Sì, ma dobbiamo... Aspetta, sì, questa unione fra gli stati si fonda su un vizio basilare di consenso. Nessuno dei popoli coinvolti ha mai minimamente espresso un'approvazione a coniugarsi con gli altri. Punto 4, altra gravissima violazione della democrazia, il TCE consente ai rappresentanti, sempre fra virgolette, di modificare se stessi il testo senza consultare i cittadini. Costoro quindi possono improvvisamente trovarsi da un giorno all'altro in un sistema politico-economico del tutto diverso senza aver minimamente espresso alcun parere. Punto 5. Il TCE viola disinvoltamente i principi base della separazione dei poteri. La Commissione europea, infatti, dotata di potere legislativo, è formata da ministri, membri dei rispettivi esecutivi nazionali che non sono eletti ma nominati, come abbiamo visto con Monti, Letta e con Renzi. Cosicché gli stessi soggetti che fanno la legge a livello europeo, poi la applicano anche a livello nazionale, quindi tutte le cazzate che ci raccontano lo vuole l'Europa, è una menata del cazzo, assolutamente inammissibile, irrazionale e ingiustificabile.
In ogni corretto disegno istituzionale, quindi, è previsto un attento controllo dei poteri istituzionali, legislativo, esecutivo e giudiziario, e la separazione, nessun potere deve essere insediato senza adeguato contropotere e nessun potere deve rimanere privo di eventuali sanzioni. Viceversa, siamo arrivati all'immunità, addirittura hanno approvato l'immunità in qualche giorno fa. Il governo deve poter essere censurato dal Parlamento o dal popolo e lo stesso Parlamento dall'esecutivo. Fondamentale, infine, che non sia consentito a chi è al potere di stabilire esso medesimo le regole che dovrebbero impedirgli di abusarne, cioè di trasformarsi in padrone della collettività. Né la Commissione né il Consiglio sono responsabili davanti al Parlamento e ciò è totalmente antidemocratico. Punto 6. Ecco spiegato l'immediata realizzazione contro Costituzione, proprio nel senso dell'animo, del Senato dei 100 nominati. No, abbiamo visto i 100 nominati. Nominati da chi? Ma che cazzo, poi nominati da gente che non è stato manco nominata dai cittadini, una cosa folle. A livello di istituzione il TCE prevede un solo organo eletto dal popolo, il Parlamento, un organo che dovrebbe avere la preminenza su tutti gli altri, niente affatto. Il Parlamento europeo dispone di una competenza legislativa limitatissima e soprattutto circoscritta a materie marginali e secondarie. Non dispone neppure dell'iniziativa legislativa riservata alla Commissione cui è subordinato. Articolo 1,26. Un atto legislativo dell'Unione non può essere adottato che su iniziativa della Commissione. Non ha nessun potere decisionale. Le materie più rilevanti sono invece riservate al Consiglio dei Ministri. Le questioni riguardanti il mercato interno, le regole della concorrenza, la politica agricola comune, la politica economica, la politica sociale, la fiscalità, le tariffe doganali, la politica estera e della sicurezza comune. Un'anomalia inaccettabile del TCE è la previsione di atti che non sono leggi ma hanno lo stesso potere cogente erga omnes. Si tratta delle decisioni, fra virgolette, che possono essere adottate indifferentemente dal Consiglio europeo, dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione europea. Aspetta che qui c'è un errore. Vabbè. Anche per queste norme non è previsto alcun controllo e nessuna garanzia. 7. La Commissione europea viene nel testo ufficialmente definita esecutivo. La Commissione europea è un esecutivo. Peraltro, a ben guardare la modalità di assunzione delle decisioni, ci si avvede che si tratta di una maschera per i veri poteri decisionali, gli esecutivi nazionali che in tal modo si defilano rendendosi praticamente irresponsabili. Cioè i parlamenti nazionali, i governi nazionali sono quelli che decidono, in assemblea tra di loro ovviamente. La Commissione non ha che un potere di proposta, mentre il Consiglio dei Ministri dei vari paesi è il vero organo legislativo. Ecco spiegate le blindature delle candidature dei vari partiti, o peggio ancora i tre successivi ultimi governi nominati dal signor Giorgio Napolitano, che prima o poi ci dovrà molti chiaramente in merito a ciò e ad altre sue decisioni e comportamenti. Rimane l'inaccettabile esclusione della sovranità popolare. I membri della Commissione non rendono conto al Parlamento di ciò che fanno neppure dei negoziati che hanno in corso con altre realtà internazionali. Per il Trattato Costituzionale Europeo siamo al punto in cui che sono gli Stati e non i popoli a fare le leggi. Ed è così impudicamente violato il diritto dei popoli a gestire se stessi. Punto 8. Il TCE stabilisce che per la Banca Centrale un'assoluta autonomia, che può così decidere la politica monetaria dei 27 paesi, dei quali dispone in ordine allo sviluppo e alla disoccupazione. È addirittura espressamente stabilito il divieto di intromissione o interferenza da parte di qualunque autorità, ivi compresi gli Stati membri. Punto 9. Altra incoerenza delinquenziale. I giudici europei, che non sono inamovibili e quindi coercizzabili, vengono nominati dai governi nazionali, cioè da coloro che dovrebbero giudicare, e quindi è tutto dire. Punto 10. Sappiamo tutti che la volontà espressa dal popolo è superiore a quella espressa dai suoi rappresentanti. Normalmente perciò le carte costituzionali prevedono il referendum. Il TCE prevede appena un timido diritto di petizione, privo di qualunque efficacia obbligatoria, è palese la volontà del legislatore. 11. La revisione costituzionale, sono previste due procedure. Le prevedono, ma guardate come le prevedono. Revisione ordinaria. È richiesta l'unanimità dei governi e l'unanimità dei popoli, avendo a che fare con 27 stati, questa doppia unanimità è ridicola ed utopistica e rivela l'intento di mantenere il testo intoccabile, a meno che a decidere il nuovo testo non siano gli stessi detentori del potere, così da assicurarsi che le modifiche che ne tocchino non ne tocchino le prerogative e non alterano i privilegi stabiliti. E l'altra procedura, quella semplificata, è il Consiglio dei Ministri europei,
può modificare la Costituzione di sua iniziativa per variare il grado di sovranità degli Stati membri nelle diverse aree di competenza, senza che alcuno Stato possa opporsi. Questa è la libertà della comunità legislativa europea. Secondo il TCE, i popoli debbono accettare il principio che il loro coinvolgimento di oggi, domani, potrà cambiare senza ed anche contro la loro volontà. Si tratta di esautoramento e svuotamento totale degli organi rappresentativi nazionali, articolo 289 del Codice Penale, finché è in vigore. Articolo 12, abbiamo finito. Il testo del Trattato Costituzionale Europeo contiene anche delle contraddizioni sconcertanti intenzionali, poiché si stabilisce solennemente un principio nella parte iniziale, destinata alla più ampia diffusione, mentre lo smentiscono nelle dichiarazioni. Le dichiarazioni sono gli allegati annesse. All'articolo secondo, comma 62, appunto, è statuito il diritto alla vita ed il divieto alla pena di morte. No, quindi una bella cosa. Però all'articolo 2 della dichiarazione numero 12, che è l'allegato, che è quello operativo, quello che vale, si precisa invece: la pena di morte non è considerata in violazione di questa norma nel caso sia dovuto ad un ricorso alla forza reso necessario. Quindi la pena di morte la può eseguire il potere. Sì, chi ha quel potere? Chi ha il potere di sopraffazione? E quindi nei casi, ecco i casi. A. Per garantire la difesa di una persona contro una violenza illegale. E secondo te chi è questa persona violentemente e illegalmente perseguita? Vabbè. B. Per effettuare un arresto e impedire un'evasione. Te possano ammazzare quando evadi. Esattamente. C. Per reprimere una sommossa o una insurrezione. Quindi dimenticatevi le dimostrazioni di piazza. Esattamente. Cari amici. Saranno sempre, saranno sempre definite come sommosse. E quindi ogni momento, ogni commento appare superfluo. Ecco quindi la summa. Appare di tutta chiarezza il comportamento del tutto illegittimo e contrario anche al concetto stesso di diritto costituzionale, come sistema con il quale una collettività stabilisce le regole della propria convivenza, utilizzando sul fatto strumento quale fonte di diritto interno, in aperto contrasto con la consolidata e indefettibile disciplina dettata dalla Carta Costituzionale. Si tratta senza il minimo dubbio di uno stupro della democrazia e del Parlamento elettivo. I trattati europei addirittura autorizzano organi esterni al Paese ad emettere norme che entrano direttamente a far parte dell'ordinamento giuridico e politico-sociale interno con valenza superiore alla legge nazionale. Noi sappiamo, e per questo infinite volte denunciato in ogni sede, che coloro che redigono ed elaborano questi trattati lavorano per conto e di vantaggio di interessi lobbistici, contrari ed antitetici a quelli generali del Paese e delle leggi statutarie, in perversa associazione con i governanti. Questa violazione, oltraggio, eversione deve cessare immediatamente. Non possiamo consentire a nessuno di calpestare il diritto di sovvertire i principi di base su cui si basa la nostra società democratica. Detto trattato, la cui somma di oltraggio alla Costituzione e lo stravolgimento dell'essenza dei valori repubblicani di controllo e di indirizzo dei cittadini e dei diritti garantiti, nonché della soppressione del corpus delle leggi, della logica giuridico-legislativa dei codici nazionali, ed indice inequivocabile dell'ulteriore sottrazione della capacità di manifestazione ed espressione della libertà, democraticità e volontà dei politici e dei cittadini, è inarrivabile l'ulteriore fase di crimine sopruso e criminale sopruso. E quindi, nonostante le grida di allerta che andiamo urlando, lontano appare il risveglio dell'attenzione dell'opinione pubblica. Da decenni la cosiddetta sovranità popolare garantita dall'articolo 1 della Costituzione viene sottratta con subito le azioni di malgoverno, legiferazione lobbistica, usurpazione e estorsione dei diritti. Tutto questo alla luce del sole, ma anche in questo caso, come stiamo qui dimostrando, in modo illegale, dispotico e spietato. E questo va perseguito, caro procuratore, caro magistrato, caro giudice, cari carabinieri, li dovete arrestare!